Ciao, oggi vi parlerò di una delle mie statue preferite in assoluto, il Genio della Vittoria di Michelangelo. In origine questa statua doveva far parte della tomba di Giulio II a Roma, ma Michelangelo non la portò mai a compimento. Così, dopo la morte dell'artista, Giorgio Vasari, che era un suo fan sfegatato, consigliò al duca Cosimo I dei Medici di usarla per decorare il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Molti dicono che la statua sia un grandioso esempio di non finito, cioè un'opera che, pur non essendo completamente rifinita in ogni sua parte, in realtà è da considerarsi compiuta, nel senso che Michelangelo l'aveva voluta proprio così. Si vede un possente giovane che schiaccia un anziano barbuto. Il vecchio, stritolato sotto il peso del ragazzo, non sembra però soffrire, ma anzi sopporta il dolore con pazienza e persino sottomissione. Tanti si sono sforzati di capire cosa avesse voluto dire Michelangelo con quest'opera, ma alcuni recentemente hanno avanzato l'ipotesi che potesse rappresentare il suo amore per un giovane nobile romano, Tommaso dei Cavalieri, del quale Michelangelo si era perdutamente innamorato. La passione per Tommaso lo consuma, tanto da regalargli disegni e scrivergli lettere in cui gli confessa di essere preda di un sentimento travolgente e persino pericoloso per la sua stessa incolumità, tanto che non lo vorrebbe aver mai provato. Come se creduto m'avesse passar con le piante asciutte un picciol fiume, ovver per poca acqua un manifesto guado. Ma poi che partito sono dalla spiaggia, non che picciol fiume ebbi trovato, ma l'oceano, con soprastante onde mi è apparito innanzi, tanto che se potessi, per non essere in tutto da quelle sommerso, alla spiaggia, onde io prima partii, volentieri mi tornerei. Evidentemente Michelangelo si sentiva proprio schiavo del suo amore per Tommaso, tanto da rappresentarsi nel vecchio barbuto ai piedi del giovane. Sicuramente in quest'opera vediamo l'anima del vero Michelangelo, un'anima inquieta che soffre per il proprio romanticismo e proprio perché è cosciente che il suo è un amore impossibile. Michelangelo è forse il primo artista gay della storia dell'arte occidentale a rendersi conto che l'arte stessa ha fallito. Ha fallito perché gli ideali di perfezione che proponeva non erano raggiungibili e tutto è destinato a essere incompleto e imperfetto, proprio come il suo amore per il giovane Tommaso dei Cavalieri.